Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono Joepa17 e oggi siamo tornati su Pokémon Mystery Dungeon Squadra di Soccorso DX per un nuovissimo episodio. Perfetto ragazzi, bentornati su questo titolo. Nello scorso episodio, finalmente, dopo un lungo viaggio, abbiamo incontrato Ninetales, che praticamente ha rimesso le cose a posto. Siamo tornati al villaggio e oggi dobbiamo ricominciare il nostro lavoro come squadra di soccorso e aiutare gli altri Pokémon. Allora, usciamo dalla capanna. Alla fine la faccenda si è risolta nel migliore dei modi. È arrivata Charmy. Buongiorno Sal, hai dormito bene? Forza, oggi la nostra squadra riapre i battenti. Sta arrivando Pelipper. Nuove richieste di soccorso? Speriamo di sì. Ma guarda, Pelipper ci ha già portato della posta. Avanti Sal, facciamo del nostro meglio per non deludere i nostri amici. Allora, diamo un'occhiata per vedere cosa ci ha portato. Allora, tre lettere. Una lettera di Pelipper. Voilà, siete di ritorno? E così ce l'avete fatta. Potrò nuovamente portarvi la posta. Non vedevo l'ora di tornare a riempire la vostra buca delle lettere. Vi consegnerò tonnellate di posta, state allerta. Pelipper, il postino viaggiatore. Poi abbiamo un nuovo numero della Gazzetta Pokémon. Le matto magiche ripristinano i valori originali delle statistiche. Ok. Allora, in teoria dovremmo completare delle nuove missioni di soccorso, però direi di andare un attimo al villaggio. Sono tutti qua. Quindi la squadra di Alakazam si è calata nelle viscere della terra? Groudon, il Pokémon leggendario. Sono preoccupato. Però sono sicuro che Alakazam e i suoi sapranno farsi valere. Andiamo a parlare magari con il pesce che si trova qua. C'è anche Caterpie e Metapod. Vediamo se deve dirci qualcosa. Tutto quello scompiglio a causa di una vecchia leggenda. Non mi do pace. Non immaginavo che raccontandola avrei scatenato un putiferio. Non avrei dovuto. Va bene. Qui perché i due sembra che stiano litigando? Sal! Io lo sapevo che non avevi un cuore malvagio. Spero che continuerai ad aiutare i Pokémon in difficoltà come facevi prima. Va bene, allora, visto che non ci sono novità, direi di depositare dei soldi presso... Ok, anche lei ci fa le sue scuse. Allora, facciamo che depositare tutto quello che possediamo. Perché non voglio rischiare di perdere questi soldi. Potrei utilizzarli per comprare altra roba utile. E faccio che svuotarmi anche lo zaino. Prima di procedere con le altre missioni. Questa è la palestra. Non ci sono ancora andato una volta, Ci devo dedicare poi un episodio magari alla palestra. Come immaginavo. Sotto sotto sapevo che c'era un equivoco. Ok, anche Kangaskhan ci fa le sue scuse. Allora, facciamo che depositare alcuni strumenti. Perfetto, ho svuotato un pochettino lo zaino. E adesso possiamo procedere con le varie missioni. Ok ragazzi, abbiamo completato altre missioni. E attenzione perché Sal sta sognando di nuovo. Eccolo, di nuovo quel sogno. È passato un po' dall'ultima volta. Tu sei... Gardevoir. Sì. Gardevoir. Ho così tante domande da farti. Perché continui ad apparirmi in sogno? Perché ora questo è il mio ruolo. Vegliare su di te dal mondo degli spiriti. Dal mondo degli spiriti? Sì. La maledizione di Ninetales ricadde su di me invece che sull'allenatore, a cui era destinata. E mi tramutò in un essere senza corpo. Un allenatore? Vuoi dire l'essere umano di cui parlava la leggenda di Ninetales? Essere abbandonati dal proprio allenatore deve essere terribile. Sì, era una persona senza cuore. Meschina e falsa.
Tuttavia, io non lo odio. Cosa? Non lo odi? Perché? In realtà, non so nemmeno io il perché. Era una persona deplorevole, eppure, per qualche motivo, non riesco ad odiarlo. Era di certo un tipo difficile, ma aveva anche dei lati positivi. Inoltre, in quel momento, ero in preda alla disperazione. In quel momento? Vuoi dire quando Ninetales lanciò la maledizione? Sì. Ho dato tutta me stessa per proteggere il mio allenatore dalla maledizione. Quando un allenatore è in pericolo, bisogna sempre proteggerlo. Anche a costo della propria vita. Noi Gardevoir siamo fatti così. Proteggendo il mio allenatore, ho compiuto il mio dovere. Perciò sono contenta. Proteggere il proprio allenatore anche a rischio della vita. I Gardevoir sono creature ammirevoli. Ad ogni modo, la forma che ho assunto non mi dispiace affatto. Sono orgogliosa di poter adempiere al compito che mi è stato assegnato. Compito? Sì. Tutti hanno un compito da svolgere. E questo è il mio. Ma anche tu ne hai uno. Per questo ti trovi qui adesso. Per svolgere il ruolo che ti compete. Ed è per questo ruolo che sei diventato un Pokémon. Cosa? Che intendi dire? Ah, un terremoto! Che sta succedendo? No, aspetta! Ho altre cose da chiederti! Il mattino dopo. Allora, Sal ha sognato di nuovo Gardevoir. Facciamo che uscire subito dalla capanna. C'è stato un terremoto. O me lo sono immaginato? Proprio quando stavo di nuovo facendo quello strano sogno. Ricordo di aver parlato con Gardevoir. Mi diceva qualcosa di importante. Sì, giusto! Ora ricordo! Per questo ti trovi qui adesso. Per svolgere il ruolo che ti compete. Ed è per questo ruolo che sei diventato un Pokémon. Gardevoir sa tutto! Sa perché ora sono un Pokémon! Parlava di un compito che mi è stato assegnato. Chissà a cosa si riferiva. Andiamo a parlare con Charmy e a spiegarle tutta la situazione. Charmy, sta arrivando. Buongiorno, Sal. Oh, cos'hai? Qualcosa non va? Ah, ho capito. È per via del terremoto di poco fa. Preoccupa anche me, sai. Io e te siamo sempre sulla stessa lunghezza d'onda. La squadra di Alakazam non è ancora tornata. Sono un po' in pensiero. Dicono che Groudon sia davvero potente. Però in realtà anche Alakazam e i suoi sono fortissimi. Dovrebbero essere in grado di farcela. Ad ogni modo non possiamo fare molto. Sta a loro occuparsi di Groudon. A noi non resta che aspettare il loro ritorno. Quindi concentriamoci nelle missioni e diamo il tutto per tutto. Anche oggi ci sono Pokémon che hanno bisogno di noi. Non deludiamoli. Va bene, Charmy. Guarda lì. Salve, io sono Winout, no? E questo è Wobbuffet. Wobbuffet. Abbiamo messo un annuncio sulla bacheca vicino all'ufficio postale Pelipper, no? Esatto. Stavo pensando, no? Se per favore ci volete dare un'occhiata. Svuolo un'occhiata. Per favore. Conto su di voi. Ci si vede in giro, no? A dopo. Ma e chi sono questi due qua? Anche loro sono sconcertati. Che tipi strani. Chissà cosa vogliono. Il Pokémon bassino ha detto di chiamarsi Winout. Spero di averlo pronunciato correttamente, giusto? Ci ha chiesto di dare un'occhiata alla bacheca dell'ufficio postale Pelipper. Forse hanno bisogno di aiuto. E per questo hanno affisso una richiesta di soccorso. Andiamo a controllare la bacheca allora, così sapremo di che si tratta. Allora, facciamo che utilizzare anche il viaggio veloce, ovvero il tunnel scavato da Diglett. Vediamo che cosa hanno appeso qua. Eccola! Potete fargliela vedere voi a quei Mankey, no? Foresta Baraonda. Dobbiamo andare a picchiare dei Mankey?
Abbiamo visto un annuncio in bacheca che chiedeva di dare una lezione a Menki. Siete stati voi a affiggerlo? Si capisce, no? Wobbio! C'è una banda di Menki che sta creando scompiglio nella nostra foresta, no? Esatto! Danno fastidio alla gente, vai a sapere perché. Hanno sempre la luna storta e attaccano senza motivo. Strani tipi, no? Senza motivo! Già, non è bello. Sal, andiamo a vedere come possiamo aiutare, ti va? Assolutamente sì, Charmy. Allora andate, no? Grazie. Contiamo su di voi! Il luogo in cui la banda di Menki sta portando scompiglio è la foresta Baraonda. Da ora puoi esplorarla. Ok, abbiamo sbloccato anche una nuova zona. Utilizziamo di nuovo il tunnel di Diglett. Eccoci qua e procediamo. Direi di utilizzare sempre la solita squadra, ovvero Charmy, Sal e Magnete. E via. Foresta Baraonda. Allora, piano 1. Bellissimo, abbiamo già beccato un nemico, fantastico. Grande Sal. Allora, facciamo attenzione, eh. Ok, sconfitto, però ci sono altri nemici qui di fronte a noi. Con lui possiamo utilizzare breccia. Aia. Non ci credo! Mi ha già mandato KO Sal? Aia. Tosto sto ragazzo, eh. Però in teoria... Bravo, Ipom. Unisciti al team. In teoria, da adesso in avanti, i Pokémon che magari sconfiggiamo selvatici hanno la possibilità di unirsi alla nostra squadra. Ecco, me l'ha già paralizzato, fantastico. Ok, chi è che sale di livello? Charmy, livello 26. Bravissima Charmy. Aia, un altro Venonat. Vai Sal, sei da solo. Aia. Mi ha bloccato la mossa breccia, ma non la mossa morso. Ok ragazzi, abbiamo beccato i Menki. Guarda lì. Ehi voi, che volete? Vi avvisiamo. Noi ci arrabbiamo molto facilmente, soprattutto quando ci capitano davanti certe facce da citrullo. Avete visto che facce? Citrullissime! Comincio già a vederci rosso. Wow, chi lo dici? Mi ribolle il sangue nelle vene. Menki! È tutta colpa delle vostre facciacce. Ora ve le suoniamo per bene. Non penso proprio, cari Menki. Allora, partiamo... attaccandoli subito con un bel attacco idropulsar dalla distanza. Brava Charmy. Attenzione al movimento sismico. Io attacco sempre quello là. Charmy si è girata. Siamo comunque 4 contro 3, eh. Per fortuna Ipom si è unito alla squadra. E adesso tocca a me con sempre idropulsar, che comunque fa 50 di danno. Quel Menki mi sa che ci saluterà presto. No, me l'han confuso. Proviamo a usare idropulsar. Benissimo. Diamo una bacca arancia ad Ipom. Non possiamo perderlo, eh. Perfetto, ha anche guadagnato 10 punti salute. Aia, che male. Facciamo che utilizzare degli strumenti. Se lanciato contro un nemico lo fa entrare un po' nello stato di pietrificazione. Facciamo così, va.
Così blocchiamo quello lì. Usiamo di nuovo un'altra bacca arancia. Aia, Charmy. Stai attenta. Altra bacca arancia su Charmy. Non va giù, quel Mankey. È impressionante. Charmy, resisti. No, sono circondato. Un Mankey l'abbiamo sconfitto. Io sono sempre confuso. Revital Seme Mini su Aipom. Proviamo a usare Hydro Pulsar. Ecco, mi sono girato dalla parte sbagliata. Vai ragazzi, tutti su quel Mankey. Aia, che male. E io sono sempre confuso. Ho a disposizione uno strumento per azzerare questa cosa. Utilizziamo questo strumento qua, ragazzi. L'addormenta ramo. Almeno quello in teoria non può fare più danni. Perfetto, ne rimane soltanto uno. Charmy è andata KO, ma adesso la tiriamo su subito. Ok, per fortuna non ho colpito nessuno. Direi che è fatta comunque, siamo 4 contro 1, eh. Vai giù, Mankey, vai giù, povera Charmy. Che botta. Altra bacca arancia. Aipom. Ah, ha dato una mano a Charmy. Non ho visto cosa ha fatto, però le ha dato una mano e abbiamo sconfitto i Mankey. Mankey! Che botte! Sento le campane. Alla fine ce le avete suonate voi. Perfetto, missione completata. Abbiamo soddisfatto le richieste. Purtroppo non ho campi base per ospitare Aipom, però ci dà un po' di monete. E rieccoci qua. Come promesso, abbiamo rimesso in riga la banda di Mankey. Spero che ora smettano di creare problemi. No, grazie, grazie un mondo. Ottimo. Siamo così pieni di gratitudine che quasi scoppiamo, no? Ah, ora volete la ricompensa, no? Eccovela. Ci ha dato una castagna sbucciata come ricompensa. Una castagna sbucciata? Bella, no? È proprio un'ottima castagna sbucciata. Ahahah. Il fatto è che noi non abbiamo soldi, no? Proprio no. Come ricompensa vi possiamo dare solo quella. Va bene, no? No, cioè sì, certo che sì. Le castagne sbucciate sono la nostra passione. Io le adoro, ahahah. Però avrei preferito qualche soldino. Ehi, voi due! Acc, di nuovo quei Mankey. Oh wow! Dite un po', Mankey. Non ci avrete mica seguito fin qui per vendicarvi? Ci hai visto, giusto? La vostra è stata solo fortuna. Nessuno può permettersi di suonarcele. Questa volta non ce la farete. Preparatevi a farvi ridurre in briciole. Mankey! Le appiattiremo a suon di pedate. Aia. Mankey! Guardate! Una castagna! È vero, è proprio una castagna sbucciata! Che gli è preso? Ma che fanno? Non so, ma così a occhio e croce direi che stanno confabulando, no? Così pare. Insomma, che state complottando? Ok, ascoltate. Abbiamo un favore da chiedervi. Quella castagna sbucciata che avete, ce la dareste? Il fatto è che noi, adoriamo le castagne sbucciate. Le amiamo così tanto che non riusciamo a immaginare una vita senza.
Beh, potete anche raccogliervele da soli, il bosco è pieno di castagne. Già, però, è che le castagne hanno quel guscio spinoso. Non sapete che male sbucciarle. Finiamo sempre per arrabbiarci. Quindi, dateci quella castagna sbucciata. Faremo ciò che volete, ve ne preghiamo. Che ne pensi, Sal? Diamo la nostra castagna sbucciata alla banda di Mankey? E va bene. Ho una proposta. Ascoltate, Mankey. Come ve la cavate col lavoro fisico? Lavoro fisico? Vuoi dire lavoro di muscoli? Beh, i muscoli non ci mancano. E la voglia di lavorare che scasseggia. Se però in cambio ci date quella castagna sbucciata... Affare fatto. Sapete, ci serve aiuto per rendere super il nostro quartier generale. Il vostro quartier generale? Vuoi dire questa capanna? Proprio così. Questo è il nostro quartier generale. Se ci aiutate a ricostruirlo, vi daremo in cambio la castagna sbucciata. Che ne dite? Psss. Psss. Ok, ci stiamo. Davvero? Ci aiutate allora? Sì, lasciate fare a noi. Trasporteremo i materiali e finiremo il lavoro in 448. Però che sia chiaro, in cambio vogliamo quella castagna sbucciata, eh? Anch'io voglio aiutarvi! Arriva anche Caterpie, userò i miei fili di seta per legare insieme le cose. E noi mica possiamo stare a guardare, no? Vogliamo aiutare! E che pagare solo con una castagna sbucciata pare brutto, no? Molto brutto! Oh, guardate! Grande, grazie mille ragazzi! Allora siamo d'accordo, diamoci una mossa! Al lavoro! All'opera! Vediamo cosa riescono a combinare tutti insieme e così il rinnovo del quartier generale del team sostituti, la squadra di Sal, ebbe finalmente inizio. Alcuni giorni dopo... Oh, guardate che spettacolo, che bello! Abbiamo quasi finito! Ottimo lavoro! Amici, grazie per il vostro impegno. Piacere nostro! Però c'è ancora tanto da fare. Ora comincia la parte più difficile. No problem! È vero. Ci resta solo un ultimo sforzo. Ce la metteremo tutta, vero Mankey? Dove sono finiti? Ma dove sono? Ah, eccoli, sono laggiù. Sono sfiniti. Che succede? I lavori non sono ancora finiti. Capirai che ci importa. Che? Ci siamo stufati di sto lavoro. Continuate senza di noi. Sì, basta, buon proseguimento. Anche se in cambio di un'altra castagna sbucciata, forse. Che marcioni! Vogliono due castagne sbucciate, ma dai ragazzi! Niente castagne, niente lavoro, punto. Beh, effettivamente sono in tre, almeno una testa. Questo sì che è un problema, Sal. Senza le castagne sbucciate i Mankey non ci aiuteranno con i lavori. Non ci resta che andare a trovarne altre da dargli. Il mattino dopo... Va bene ragazzi, allora si parte per andare a recuperare altre castagne. Effettivamente però in parte i Mankey hanno ragione. Buongiorno Sal. Diamo una castagna sbucciata ai Mankey. Potremo trovare delle castagne nella foresta Baraonda. Sta arrivando Pelipper. Dai che magari ci dà anche una missione. Vediamo cosa c'è nella posta. Gazzetta Pokémon edizione straordinaria 2. Riportiamo le dichiarazioni a caldo di alcuni Pokémon presenti sulla scena. L'ho sempre saputo. Quel contafrottole di Gengar non la passerà liscia. Cambiare leader, ma questo lo sapevamo già. Canyon maestoso. C'è Teddy Ursa incastrato nel canyon maestoso, ma noi andiamo nella foresta Baraonda a cercare altre castagne.
Ok, rieccoci qua. In teoria adesso dovremmo avere abbastanza castagne per riuscire a completare i lavori, perché nell'ultima missione sono riuscito a recuperarne due. E meno male che ne volevano una sola. Ma io ve l'ho detto, essendo tre, ce ne chiederanno più di una. Certo che ce l'ho la castagna. Sì, ma state tranquilli. Perfetto. Ciao, vi rimettete al lavoro oppure no? Perfetto. Ci mettiamo subito all'opera. Sì, speriamo. E così, grazie a un'altra castagna sbucciata, i Menchi recuperarono la voglia di fare. I lavori per il nuovo quartier generale ripresero. E alla fine il nuovo quartier generale venne completato. Oh, finalmente, ce l'abbiamo fatta. Guardate che spettacolo! A forma di testa di Squirtle. Eccoci finalmente! Il gran giorno è arrivato! Sal, è tutto pronto! Ora il team sostituti ha finalmente un quartier generale con i fiocchi. Guarda che stile! È meraviglioso! Starei qui a guardarlo per ore e ore. Questo sì che è un quartier generale. Guardate anche la cassetta della posta. E poi ti assomiglia pure, Sal. È stata proprio un'idea geniale. Ce l'abbiamo messa davvero tutta! È stata una faticaccia, ma ne è valsa la pena, no? Assolutamente! Grazie, amici. Grazie davvero a tutti quanti. Sentite un po'. Giusto per chiarire. Ora che il quartier generale è pronto, non è che non ci portate più le castagne sbucciate? Beh, ovviamente no. I lavori sono terminati, non c'è più bisogno del vostro aiuto. Grazie di cuore per tutti i vostri sforzi, amici Menchi. Sono un po' arrabbiati, mi sa. Menchi! No! Vogliono disfare il quartier generale, ma che fate? No! Lo stanno distruggendo! Ehi, ma siete impazziti! Fermi! Grazie allo sforzo disperato di tutti per fermare i tremendi Menchi, il quartier generale venne salvato. I Menchi promisero di non creare più scompiglio in cambio di altre castagne. E se ne tornarono infine nella loro foresta. E così la caotica costruzione del nuovo quartier generale giunse alla fine. Non mi sarei mai aspettato che tentassero di distruggere il quartier generale appena costruito. Guardate che spettacolo anche all'interno. Questa è una mappa. Mamma mia, che roba. Facciamo che uscire. È uno spettacolo, è veramente uno spettacolo. Buongiorno, Sal! Con la luce del mattino il nostro quartier generale sembra ancora più bello. Vederlo così rimesso a nuovo mi riempie di voglia di fare. Dai, Sal, anche oggi daremo il massimo nelle missioni di soccorso. Va bene, ragazzi, qui abbiamo della posta, sì. Le 7 meraviglie Pokémon. Ok. Un regalo speciale dall'ente di soccorso. Un allenaticket argento. Foresta glaciale. Movimenti utili. Ok, un'altra specie di tutorial. Va bene così. Allora, direi che possiamo terminare questo nuovo episodio di Pokémon Mystery Dungeon Squadra di Soccorso DX qua. Oggi abbiamo completato il nuovo quartier generale. Guardate che spettacolo. Nel prossimo episodio spero di andare avanti, spero più che altro di ricevere notizie da Alakazam, perché non sappiamo più che fine ha fatto la sua squadra. Doveva incontrare Groudon, però non se n'è più saputo nulla. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo episodio, sempre qui su Pokémon Mystery Dungeon Squadra di Soccorso DX. Alla prossima, ragazzi!